In questa terza domenica di Quaresima, il Signore ci ricorda quello che è essenziale. Ci chiede di porre lo sguardo e il cuore su quello che è necessario per poter crescere, per poter vivere una vita autenticamente di fede. Ecco perché nel Vangelo di Giovanni troviamo anche dei gesti esagerati, troviamo un Gesù anche un po' adirato nei confronti di coloro che sfruttano il Tempio, che infangano forse la vocazione autentica del Tempio. E allora anche noi in questo tempo di Quaresima vogliamo riallacciare la nostra relazione con Dio, vogliamo eliminare dalla nostra esistenza tutto quello che complica, tutto quello che non aiuta, tutto quello che può deconcentrare la nostra attenzione dall'unica relazione fondamentale che è quella con Dio. Il nostro impegno, la nostra testimonianza deve essere orientata verso questo sguardo di amore di Dio che ci incontra, che ci cerca e che ci riempie del suo amore.